Allora, buonasera a tutti, grazie per avermi dato il freddo, i primi freddi da Rupi, ma penso che sia niente con questo freddo che c'è qui. Per questa serata ho deciso di fare un percorso un po' diverso, invece di raccontare quello che è il lavoro dei brigantini partendo dalle origini, voglio partire dalla fine. Perché secondo me risalire a ritroso la vita e le opere di un artista partendo proprio da quello che io considero, e non solo io, un po' il tuo testamento spirituale. Innanzitutto un po' la serata che ruota attorno al tema della montagna, che è un tema che ma che spesso è visto nel modo sbagliato. Perché Segantini è vero che ritrae la montagna e lo fa molte volte, ma non lo pensa mai come un paesaggio del sublime, del pittoresco, non lo pensa mai come una cartolina. Anzi, per lui la montagna è una cosa seria ed è il mezzo con cui dialogare con il suo pubblico e anche con le sue idee attraverso delle metafore. Voglio vedere le mie montagne è proprio l'ultimo messaggio che dà a tutti e che però ha racchiuso così bene nei suoi dipinti. Che cosa stava dipingendo quando stava dipingendo la parte centrale, quindi quel quadro del famoso trittico, il trittico che è oggi conservato al Museo di St. Moritz, che museo non è nient'altro che quell'edificio che lui stesso aveva pensato accanto alla casa che abitava con la famiglia e che ha un po', anche all'esterno, dà un po' l'idea del mausoleo. E in effetti quello che io respira entrando in questa stanza è quasi un'aria di sacralità, perché davanti a questi tre grandi dipinti, perché sono quasi 4 metri di lunghezza ciascuno, quindi sono dei paesaggi ma veramente delle vedute molto, molto ampie, e si sente quella dimensione che lui aveva trovato nella natura, aveva trovato nelle montagne, si sente quel respiro della vita, si sente quella dimensione della luce che aveva rubato a quei paesaggi dell'alta quota e si sente un po' quello che è tutta la sua filosofia della pittura e del pennello in cui lui credeva. Queste tre tele sono dedicate alla natura, quella centrale, e che è rimasta non finita, visto che è morto proprio prima di dare le ultime pennellate. Questo è dedicato alla morte e quello è dedicato alla vita. Ma guardiamo che cosa significa per lui natura. Per lui la natura significa questo scorcio di un luogo che è stato colto en plein air, perché lui ha lavorato all'aria aperta nel freddo, nel vento, ma in realtà nasce da una specie di puzzle di vari punti di vista di quel paesaggio, perché come dicevamo prima, per lui non è importante il dato realistico e naturalistico tout court, cioè non vuole rappresentare, non vuole fare una fotografia del posto, ma vuole che attraverso questa visione noi entriamo in contatto con dei sentimenti, con delle idee, con delle emozioni che vanno al di là di quello che noi abbiamo davanti agli occhi. Quindi la natura per lui è una serie di creste, di monti che si vedono all'orizzonte. È questo pascolo
animali li stanno raccogliendo prima della sera. La natura è questo cielo immenso di una bellezza straordinaria, di una luminosità e di un'intensità incredibile. Più della metà del dipinto è riservata al cielo, questo cielo che dà l'idea di un infinito, non solo di spazio, ma anche di mente. Perché quello che Segantini ha sempre detto, e lo dice nelle sue lettere, lo dice molto spesso anche nei suoi articoli, dice che l'arte non deve accontentarsi di essere realistica, ma per essere arte deve passare dalla mente, perché altrimenti è semplice copia. Quindi la morte sì, ma anche la vita, e poi anche una vita che è capace di essere spensierata. La primavera che è un inno alla gioia, sembrano danzare sia i cavalli che la donna che li tiene, oppure il cane, ma anche le montagne che ci sono intorno. La primavera è la rinascita, la primavera è l'inizio di un percorso, e che viene raccontato anche attraverso i colori che si accendono, che diventano intensi, hanno dei tocchi di rosso e di verde, molto un gioco di complementari, ma molto forti. E quando Segantini, abbiamo visto prima, ha dipinto la natura, la vita e la morte, non ha fatto altro che dipingere la sintesi di quello che era tutta la sua pittura. E lui lo scrive quando dice: essenziale è dunque di essere e non di sembrare di essere. E se un giorno salirò i gradini della gloria, potrò su di essi poggiare con forza i piedi, sedendomi potrò dire: questa gloria è